Buongiorno ragazzi, in questa video lezione completeremo il ripasso grammaticale facendo l'ultima parte della fotocopia che vi avevo dato in classe, e cioè le if clauses, argomento che tra l'altro alcuni di voi, Samuele, se non ricordo male, mi avevano chiesto di ripassare quando è iniziata la quarantena. Siamo quindi nella fotocopia, nella parte if clauses. Se qualcuno di voi dovesse aver lasciato a scuola, oltre che il libro, anche questa fotocopia, me lo dica che carico il file PDF o comunque la foto nel Drive. Ok, allora, la vostra fotocopia distingue fra type 1, type 2 e type 3 conditional. In realtà, prima ancora di partire, occorrerebbe vedere, ripassare velocemente anche il type 0. Innanzitutto, cosa si intende per if clauses o periodo ipotetico o frasi condizionali? Le frasi condizionali, come in italiano, sono quelle frasi che esprimono una ipoteticità. Quanto maggiore è l'ipoteticità, tanto più complessa sarà la frase. Quanto più è minore l'ipoteticità, quanto più semplice sarà la frase. Per ipoteticità si intende verosimiglianza, cioè quanto è probabile che un'azione si realizzi. Ok? Più è probabile che l'azione si realizzi, più è semplice la frase. E quindi se l'azione che si l'azione o meglio la conseguenza della ipotesi è molto molto probabile, abbiamo il cosiddetto type 0 che voi non avete qui in elenco. Non è un vero e proprio condizionale, non è una vera e propria frase ipotetica, infatti si chiama type 0, è come se l'ipoteticità fosse 0. È quel periodo ipotetico delle ovvietà o delle cause effetto. If today it is Wednesday, tomorrow it is Thursday. If we are in Italy, we are not in France. È quindi un'ovvietà, si esprimono concetti ovvi. E quindi come si costruiscono queste frasi? Nella frase con if uso il present simple e anche nella frase principale uso il present simple. Questo perché il present simple è il tempo dei fatti veri, delle verità scontate, oltre che delle abitudini. Quindi, if I am a woman, I am not a man, because it's impossible, ok? Quindi, livello di ipoteticità praticamente inesistente. Sono frasi di realtà, frasi ovvie. Abbiamo poi il primo tipo di frase ipotetica, type 1, è il più semplice perché è quello più verosimile e quello meno ipotetico. È infatti quel periodo ipotetico delle frasi future all'interno delle quali la conseguenza si realizza al realizzarsi della ipotesi posta. Per esempio, if I have time, I will call you. Se ho tempo ti chiamerò, ok? Quindi I will call you, vedete che è futuro, uso il futuro con will, if I have time, se ho tempo. In italiano diciamo ti chiamerò se avrò tempo o ti chiamo se ho tempo. In italiano si può usare il presente semplice per esprimere il futuro, ok? Non è obbligatorio usare il futuro semplice. Ti chiamo se ho tempo, ti chiamerò se avrò tempo. In English you say I will call you if I have time. Quindi nel periodo ipotetico, nella frase con if, uso il presente semplice, present simple. Nella frase principale invece uso will future. Ok? È, come dicevamo, un tipo di bassa ipoteticità perché la frase principale si realizza nel momento in cui si realizza la condizione posta dalla frase con if. Ok? Il vostro libro, il vostro, scusate, la vostra fotocopia vi pone come esempio: She will get to school on time if she leaves earlier. Se parte prima, arriverà a scuola in tempo. Ok? Nella frase con if possiamo trovare anche, è il primo asterisco sotto alla tabella, possiamo trovare anche unless, che vuol dire se non.
Provided o providing, che vuol dire se e solo se, ma soltanto se, in case, nel caso in cui, on condition that, ma possiamo anche aggiungere as soon as, che vuol dire non appena, until, che vuol dire finché. Ok. So, unless provided or providing in case on condition that, as soon as, until, e infine when. Ok? Until, finché, when, quando, as soon as, non appena. I will call you as soon as I arrive home. Ti chiamo appena arrivo a casa. I will call you when I arrive home. Okay. I won't stop studying until I finish. Non smetterò di studiare finché non avrò finito. Ok, quindi tipo 1, frase ipotetica con if più present simple e periodo principale, frase principale con il will future. Ok, saliamo di ipoteticità, passiamo alla type 2 conditional, al periodo ipotetico di tipo 2. Qui entriamo nel vero e proprio mondo dell'ipoteticità, quindi della non verosimiglianza, della poca probabilità o della nulla probabilità che un'azione si realizzi. Okay? Questo tipo di costruzione si fa con il condizionale presente e il simple past, che in realtà sarebbe il congiuntivo presente, ma in inglese il congiuntivo presente non esiste più, è stato sostituito dal simple past. La frase con if si fa con il congiuntivo presente o simple past, la frase principale si fa con il condizionale presente. Come si fa il condizionale presente? Con would e la forma base. Quindi, if she left earlier, she would get to school on time. Se lei partisse prima, arriverebbe a scuola in anticipo, in orario. Ok. La costruzione quindi è con if seguito dal simple past e la frase principale con would e la forma base o present conditional. Quando usiamo questo tipo di costruzione? Si usa per parlare di ipotesi molto poco probabili o impossibili perché non realizzabili. Ok. Molto poco probabili. If I won the lottery, I would buy a car. Se vincessi la lotteria, comprerei un'auto. È poco probabile che io vinca e quindi uso questo tipo di costruzione. Oppure si può usare anche per ipotesi non realizzabili. If we lived on the moon, we would have no gravity. Ok, nobody lives on the moon, it's impossible, so you use the second conditional. Si usa anche in frasi del tipo if I were you, I would study more. Se fossi in te, studierei di più. Ok, vi faccio notare che il congiuntivo del verbo essere è where. Si dovrebbe usare where per tutte le persone. If I were, if you were, if he were. Ok. Esiste però anche una forma più colloquiale che corrisponde perfettamente al simple past del verbo essere, quindi if I was, if you were. Ok, potete usare entrambe. Diminuiamo ulteriormente, vedete, ve lo dice anche la fotocopia, in if clauses type 2, the subjunctive where is often used for all persons of to be in formal English. Nel periodo ipotetico di tipo 2 il congiuntivo where si usa per tutte le persone, però è più formale. In inglese informale si usa was per la prima e la terza singolare. Questo perché appunto per semplicità diciamo che la frase ipotetica si fa con if più il simple past, ma ricordate che in realtà si tratta del congiuntivo. Ok, saliamo di difficoltà e quindi aumenta l'ipoteticità. Il periodo ipotetico di tipo 3 è il periodo ipotetico di quelle frasi impossibili, non realizzabili, quindi in cui l'ipoteticità è massima, ma non sono realizzabili in quanto la condizione posta dal sé non è più realizzabile perché è passata. Ok?
She would have got to school on time if she had left earlier. Significa se lei si fosse alzata prima, se lei fosse partita prima, sarebbe arrivata a scuola in orario. Ok, è molto diverso dalla precedente. Se lei partisse prima, arriverebbe a scuola in orario. Perché se lei partisse, fa supporre che è poco probabile che lei lo faccia, ma l'azione è orientata al presente. Presente, futuro. Nell'ultimo caso invece l'azione è orientata al passato. Se lei si fosse uscita prima, sarebbe arrivata a scuola in orario. Questo però non si è verificato, evidentemente lei non è partita prima, quindi è un'azione impossibile, irrealizzabile in quanto passata. Come si fa, come si forma il periodo ipotetico di tipo 3? La frase con if si fa con il past perfect, cioè con il congiuntivo passato. Se la frase ipotetica di tipo 2 aveva il simple past o congiuntivo presente, la frase ipotetica di tipo 3, che torna indietro nel tempo, usa il past perfect o congiuntivo passato. Ricordate, nella lezione di ripasso grammaticale abbiamo detto che il past perfect rispetto al simple past torna indietro nel tempo. Stessa cosa il congiuntivo passato rispetto al congiuntivo presente. La frase principale invece si fa con il past conditional. Come si fa il past conditional o condizionale passato? Si fa con would più la forma base passata. Com'è la forma base passata? Have più participio passato. Quindi would have got to school on time. Ok? Facciamo qualche altro esempio. If I had studied more, I would have passed my test. Se avessi studiato di più, avrei passato avrei superato la verifica. If I had studied more, vedete che uso il past perfect o congiuntivo passato. I would have passed my test. Avrei superato la verifica. Would, have e participio passato del verbo che dà significato. Ok, quindi il periodo ipotetico di tipo 3, come dice anche la tabella, esprime un'idea di impossibilità in quanto appunto l'ipotesi si è svolta in un tempo passato, in un tempo che non è più, quindi non si può realizzare. Diversamente dal periodo ipotetico di tipo 2, in cui se un'azione è impossibile in quanto sto pensando una cosa impossibile. Se io fossi in te, è impossibile che io sia in te, quindi non si può realizzare. Se io fossi un uomo, è impossibile che io sia un uomo, quindi non si può realizzare, ma è comunque orientata al presente o al futuro. Invece nel tipo 3, se io mi fossi alzato prima, se io avessi studiato di più, se io ti avessi chiamato ieri, quindi sono tutti se riferiti al passato e quindi impossibili da modificare. Ok, un'ultima precisazione, in fondo alla tabella vi dice in if clauses type 3, it is possible to have a present conditional or a present conditional continuous in the main clause when the effect of a past action is still in progress. Nel periodo ipotetico di tipo 3 è possibile trovare al posto del past conditional un present conditional o un present progressive conditional se la conseguenza posta da if, dalla if clause, è ancora presente o in progress. Per esempio, you wouldn't feel or you wouldn't be feeling sick now if you hadn't eaten so many chocolates. Se tu non avessi mangiato così tanti cioccolatini, ora non ti sentiresti male. Vedete che l'ipotesi posta dal se è sempre passata, quindi immodificabile, ipoteticità massima. La conseguenza posta dalla frase principale è ancora presente, quindi anziché usare il condizionale passato uso il condizionale presente would più forma base. Ok, non mi dilungo ulteriormente perché siamo già a 14 minuti di registrazione. Se dovessero esserci problemi ve lo fate presente su WhatsApp o via mail. Proviamo a fare insieme l'esercizio A e l'esercizio B. Ok, vi chiedo di farli da soli, mettete in pausa il video, quando siete pronti per correggerli fate ripartire il video. Ok, correggiamo l'esercizio A che dice rephrase the following sentences using the linking words in brackets. You will catch the bus if you leave now, vi mette provided, quindi
You will catch the bus provided you leave now. If you don't press this button, the machine won't stop. Okay, the machine won't stop unless you press this button. Ricordiamo che unless significa if not. Number three, Sandy won't forgive him unless he apologizes. Sally won't forgive him if he doesn't apologize. Ok? Oppure posso anche dire Sandy will forgive him only if he apologizes. Number four, I will give you my iPad, but only if you bring it back tomorrow. I will give you my iPad provided you bring it back tomorrow. If nobody calls the police, he will get away. He will get away unless someone calls the police. Ok? If not, ricordiamo che unless vuol dire if not. Ok? Quindi he will get away unless someone calls the police. Se qualcuno non chiama la polizia. Nobody diventa somebody perché unless è già negativo. Ok? Number four, letter B, sorry. Put the verbs in brackets into the correct tense. If Bill hadn't cheated during the exam, he wouldn't be in trouble now. Vedete che è un periodo ipotetico di tipo 3, in cui nella if clause abbiamo il past perfect, quindi il congiuntivo passato. Nella main clause invece abbiamo un condizionale presente, would be. I am sorry. If I had arrived earlier, I would have come to your lecture. Periodo ipotetico di tipo 3, dove nella if clause abbiamo il past perfect, quindi il congiuntivo passato, e nella main clause abbiamo il past conditional, quindi would have e participio passato. Frase numero 3. If they offered her a better position, Kim would change her job. Questo è un periodo ipotetico di tipo 2. Nella frase con if abbiamo il congiuntivo presente. Offered, quindi simple past, e nella frase principale would change, quindi condizionale presente, would più forma base. Number four, if you hadn't told me about Mark's hair, I wouldn't have noticed it. Periodo ipotetico di tipo 3. Nella frase con if abbiamo il past perfect, quindi il congiuntivo passato, mentre nella frase principale abbiamo il condizionale passato, quindi wouldn't have noticed, would più have più il participio passato. If this rash doesn't clear up soon, you will have to see a specialist. Questo è un periodo ipotetico di tipo 1. Se questo rash cutaneo non ti passa presto, dovrai andare a farti vedere da uno specialista perché è un'azione molto probabile, un'azione molto probabile al futuro, non è un'ipotesi poco realizzabile. Bene, questo è il termine della spiegazione. Abbiamo anche svolto questi due esercizi insieme. Ripeto, dovessero esserci problemi, chiedete. È possibile che inizialmente ci sia un po' di difficoltà, quindi non abbiate paura a chiedere. Vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo con la lezione in presenza giovedì prossimo. Ciao a tutti!